Ben ritrovati a Belluno Economia. Quest'oggi ci occupiamo di Mido, la più importante manifestazione dedicata al settore dell'occhialeria in scena nei giorni scorsi a Milano. Abbiamo raccolto varie testimonianze, un'occasione infatti quella della manifestazione di questa fiera dal carattere internazionale per fare il punto sullo stato di salute dell'occhialeria italiana, ma anche un'occasione per scoprire nuove tendenze, per parlare di sostenibilità, per fare formazione. Ci saranno infatti le testimonianze degli studenti della scuola ottica di Pieve di Cadore. Insomma, tante attività, tante proposte nell'atmosfera tutta speciale del Mido. Vediamo com'è andata. La 51esima edizione di Mido, questa del 2023, è un'edizione eccezionale. Per noi è stato un modo per tirare una riga sugli ultimi 3 anni pandemici e ripartire con una nuova energia. Io credo che il fermento e la vitalità di questi giorni nei padiglioni sia eccezionale. Credo che veramente siamo tornati a dei numeri come quelli del 2019. Business, incontri, eventi, ma anche moda, sostenibilità, innovazione. L'edizione 2023 di Mido, il salone dell'occhialeria in scena a Milano dal 4 al 6 febbraio, si è confermato la grande vetrina d'eccezione di sempre. Abbiamo avuto più di 1.000 espositori, visitatori da oltre 130 paesi, quindi un Mido eccezionale, credo che sia testimoniato un po' da tutti quanti gli espositori, i visitatori che camminando nei corridoi hanno proprio voglia di incontrare, toccare prodotti e parlare di nuovi progetti. D'altronde credo che la nostra manifestazione sia effettivamente il miglior acceleratore per promuovere i nuovi incontri e le nuove occasioni di business qui. Un ritorno in grande stile per un appuntamento che è sempre molto atteso dalle aziende. C'era una grande attesa e devo dire che questa attesa è valsa la pena, un Mido importante. Finalmente, forse fuori da quelle difficoltà degli ultimi 3 anni, per l'amor di Dio, purtroppo siamo ancora coinvolti in una guerra che ci lascia molto perplessi, non sappiamo quali saranno i danni sull'economia, però c'è un Mido interessante, brillante, molto partecipato, tanta voglia di fare. Per cui direi che per il 2023 ci aspettiamo un anno in crescita, nelle difficoltà, ma sicuramente positivo. Oltre 1.000 gli espositori presenti, arrivati per il 72% dall'estero e per il 28% dall'Italia, 35.000 le presenze di operatori provenienti per l'80% dall'Europa e per il 20% dal resto del mondo, con un balzo in avanti rispetto al 2022 del 60%. Il Salone dell'Occhialeria è dunque imprescindibile riferimento per l'intera filiera. Non c'è solo il business, qui ci sono anche i rapporti di amicizia se vogliamo, assolutamente. Qui c'è il mondo dell'occhiale che passa dall'astuccio alle macchine, alle attrezzature, è un mondo completo a 360 gradi e soprattutto per il nostro territorio, la nostra provincia, il know-how dell'occhiale, insomma, siamo fieri di portarlo noi. Per Anfao, l'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, Mido è anche il momento per tirare le somme sullo stato di salute dell'occhialeria italiana, un comparto che coinvolge ben oltre 18.200 addetti. L'occhialeria italiana nel 2022 ha performato molto bene, abbiamo una cifra d'affari che ha raggiunto i 5,2 miliardi in crescita del 24%, esportazione al 90% nei paesi dove i mercati sono importanti, Stati Uniti, Francia, Germania. Quindi uno stato di salute sicuramente molto buono. Chiaro che ci sono delle preoccupazioni su questo 2023 legate soprattutto alle marginalità che le aziende possono mantenere, i costi nel 2022 sono saliti in maniera drammatica dalle materie prime, l'energia e trasversalmente su tanti altri fattori. Quindi la parte cruciale oggi è veramente mantenere un grado di marginalità importante nelle aziende in modo che ci sia la possibilità di investire e mantenere alto livello di competitività del Made in Italy. Siamo a Mido, l'occhialeria al distretto bellunese, insomma, è protagonista. Il distretto bellunese è più che protagonista, è il cuore e non solo, è anche il fisico della nostra industria. Quindi ci sono moltissime aziende bellunesi che si nutrono di export e questa sicuramente, come dicevo, è la vetrina migliore, il più grande strumento di internazionalizzazione è proprio Mido. Proprio nell'ambito di Mido è stata lanciata Open Innovation, la nuova piattaforma per l'innovazione dedicata alle aziende dell'occhialeria, un progetto che nasce grazie al gioco di squadra fra Confindustria Belluno Dolomiti, Anfao, Consorzio Elis, Industrio Ventures e Certottica. È un progetto che si integra a tanti altri progetti, vediamo poi
le nostre bellissime montagne, da dove tutto inizia e dove vogliamo riportare proprio i grandi progetti, la startup, l'innovazione, la sostenibilità, i giovani e tutto quello che fa parte di un mondo che sta crescendo in modo diverso rispetto a 20 anni fa. La manifattura rimane il cuore della nostra provincia e deve rimanerlo, però oggi fare manifattura non è più come una volta. Si parla appunto di tutte queste nuove possibilità, anche di un mondo più pulito, un ambiente più pulito, che soprattutto i giovani vogliono e cercano. L'obiettivo della piattaforma è quello di creare una rete per l'innovazione del settore dell'occhialeria, al fine di far aprire le imprese allo scambio di nuove pratiche tecnologiche con tutto il mondo dell'innovazione italiano, partendo dai centri di ricerca, spin-off universitari, fino alle start-up e alle PMI innovative. Questa iniziativa si colloca all'interno di un contesto più ampio, un contenitore chiamato Dolomiti Innovation Valley, che mira a costituire una rete di poli di eccellenza sullo sviluppo di nuove tecnologie per la montagna, quindi in ambito montano. Il Dolomiti Innovation Valley nasce per sviluppare un layer digitale sui territori dolomitici al fine di creare nuovi living lab, che in sostanza sono delle infrastrutture che possono essere sensorizzate al fine di testare nuove tecnologie e sviluppare le stesse direttamente con gli utenti finali. Un appuntamento capace di creare ulteriori opportunità e dare nuovo slancio all'economia della montagna, valorizzandone le sue tante eccellenze. Presente per l'occasione anche la Regione Veneto con un proprio stand promosso in collaborazione con il sistema camerale, Confindustria Belluno Dolomiti e l'Agenzia per l'internazionalizzazione Venice Promex, che ha ospitato 5 aziende bellunesi, nonché dato la possibilità di raccontare le bellezze venete ai visitatori provenienti da tutto il mondo. Grande attenzione inoltre ai giovani e alla formazione, fra gli studenti in visita alla fiera, gli alunni della scuola ottica di Pieve di Cadore. Assolutamente importante il rapporto che noi cerchiamo sempre come Confindustria, sia Confindustria Veneto che anche la territoriale di Belluno, di coinvolgere sempre il mondo della scuola con anche le esperienze pratiche e di vicinanza a quello che è l'azienda. Sicuramente una fiera come questa, che rappresenta la fiera più importante per il mondo dell'occhialeria a livello internazionale, è un'occasione ghiotta per i nostri giovani di essere vicini e di poter conoscere le varie realtà ovviamente presenti sul nostro territorio e non solo. Penso che essere al Mido sia una bellissima esperienza per noi studenti. Può essere un punto di vista diverso e vedere realtà diverse. Sono contento di poter essere qui oggi perché potremo vedere diversi occhiali e iniziare ad avvicinarci al mondo dell'ottica e del negoziatore. Sicuramente il mondo delle montature, io sono molto appassionata di forme, colori e sono molto curiosa di vedere il design, la realizzazione di queste montature. Anche la parte optometrica è molto importante sull'aggiornamento delle strumentazioni che utilizziamo. E si chiude così questa puntata di Belluno Economia, ma di Mido torneremo ad occuparci ancora prossimamente per sentire la voce, la testimonianza delle stesse aziende bellunesi, che sappiamo rappresentano proprio il cuore dell'occhialeria in Italia. Ci ritroviamo quindi presto, buona continuazione d'ascolto.